La pace dei santi sia con voi. Il 18 luglio la Chiesa celebra la memoria di San Federico di Utrecht, vescovo. San Federico intervenne al Concilio di Magonza dell'829. Fu ricordato poi in una carta del 26 dicembre 833 e nella vita di Santo Dulfo, da lui mandato ad evangelizzare i frisoni. Rabano Mauro gli dedicò nell'834 il suo commento al libro di Giosuè e scrisse un carme in suo onore. Federico sarebbe nato verso il 781 da famiglia probabilmente di origine inglese. Eletto vescovo di Utrecht tra l'825 e l'828, grazie anche all'appoggio dell'imperatore Lotario, lottò contro il paganesimo, risorto in Frisia dopo l'invasione normanna, e contro l'uso dei matrimoni incestuosi. Avendo rimproverato l'imperatore Ludovico il Pio di aver sposato vivente ancora la prima moglie Irmingarda, Giuditta, sarebbe stato da questa fatto assassinare il 18 luglio 838. Altri però attribuiscono l'assassinio di San Federico ad un nobile da lui rimproverato. Sepolto nella cripta della chiesa del Santissimo Salvatore ad Utrecht, fu venerato come martire in diverse località dei Paesi Bassi e a Fulda. Nel 1362 il cranio di San Federico, separato dal corpo del vescovo Folkert, fu racchiuso in un reliquiario d'oro e d'argento ed esposto alla venerazione. Durante la Riforma fu salvato in una casa privata, dove era ancora conservato al principio del secolo XVIII. Del resto del corpo di San Federico, invece, già al suo tempo non si sapeva più niente. Tramite il Molano, il nome di Federico fu iscritto nel martiriologio romano al 18 luglio. Buon onomastico a tutti coloro che portano il nome di San Federico ed auguri a quanti il 18 luglio festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.